Nuovo appuntamento con Chiedi a noi diritti e tutela. Iniziamo subito con l'avvocato Giuseppe Placentino, presidente dell'Associazione Difesa Salute, per parlarci di un caso relativo all'assegno di accompagnamento. Abbiamo ricevuto una email dalla provincia di Roma in cui questo signore ci dice: le scrivo da Valmontone, in provincia di Roma, perché ho un quesito da porle. Mia madre è stata in cura per circa 15 mesi presso il Policlinico Agostino Gemelli di Roma per un carcinoma anale a cellule squamose. Dopo i trattamenti di rito, che hanno compreso chemioterapia associata a radioterapia e successivamente brachiterapia, ad oggi è portatrice di colostomia permanente e prima della visita di revisione della ASL di competenza stavo cercando di reperire informazioni riguardo il possibile rinnovo dell'assegno di accompagnamento, che ad oggi ancora percepisce. Leggo ovunque che l'assegno sarà revocato, ad eccezione di un articolo trovato su Difesa Salute, in cui viene scritto che lei è riuscita a far riconoscere l'indennità di accompagnamento ad un cittadino pakistano. Mi rivolgo a lei perché trovo ingiusto che una persona, dopo aver subito un tale cambiamento di vita, debba vedersi sottrarre un utile apporto economico che le permette di trovare un minimo di tranquillità. Sarebbe possibile per lei aiutarmi? Se sì, in che modo? La ringrazio molto per il tempo che mi dedicherà. Ci siamo sentiti con il figlio di questa signora. Abbiamo confermato che Difesa Salute ha avuto la soddisfazione in Italia di vincere una causa per una colostomia ad un cittadino pakistano. È nota questa sentenza, che per la prima volta in Italia ha visto il riconoscimento di questa indennità proprio a un soggetto che aveva solo la colostomia. Quindi è importante sottolineare questo aspetto. Cioè il CTU del Tribunale, il medico del Tribunale, ha riconosciuto che la colostomia, cioè il fatto di avere questo problema alla continenza, sia di per sé sufficiente all'indennità di accompagnamento, quindi al riconoscimento di questa provvidenza economica. Abbiamo mandato la documentazione e abbiamo detto a questo signore che siamo disponibili anche presso Roma per impugnare il verbale di invalidità qualora questo verbale di invalidità non riconosca a questa signora di Valmontone il diritto all'indennità di accompagnamento. Abbiamo non solo dato la disponibilità giuridica, ma ripetiamo la nostra disponibilità a mandare la documentazione prescinde dall'intervento di Difesa Salute. Diversi avvocati si rivolgono all'associazione e hanno questi documenti nell'ambito ovviamente delle funzioni sociali della nostra associazione, che non è gelosa di mandare questi documenti in giro per l'Italia, quando si tratta di informazioni di diritto sanitario e sono un diritto dei cittadini. Noi quindi abbiamo questa particolarità, non abbiamo problemi a far circolare la documentazione giuridica, quindi le sentenze, i decreti di omologa, magari depurate diciamo, le generalità delle persone, proprio per consentire a chi ci ascolta di avere un privilegio. Ora, l'indennità di accompagnamento, e quindi parliamo di questo secondo argomento, che è molto interessante, è una provvidenza economica che è stata introdotta negli anni 80 ed è riconosciuta per due requisiti alternativi: o l'impossibilità di ambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore, o l'impossibilità di compiere gli atti quotidiani della vita senza l'ausilio di una persona. Quindi questi due requisiti sono alternativi, o uno o l'altro, oppure tutte e due. Per quanto riguarda l'indennità di accompagnamento, un'altra particolarità che io ci tengo a esplicitare è che essa non è legata né al reddito né all'età. Per quanto riguarda l'età, l'indennità di accompagnamento può essere percepita da un bambino di 1 anno fino a 99 anni, anche più di 100 anni, quindi non c'è un limite di età. Inoltre, l'indennità di accompagnamento non ha un limite reddituale, quindi anche una persona molto ricca può chiedere questa indennità in presenza di questi requisiti. È una previdenza economica a domanda, cioè bisogna presentare una domanda. La domanda va presentata tramite il medico di famiglia che inoltra un certificato online. Poi questo certificato online, che ha la durata di 30 giorni, attraverso un patronato deve essere comunicato all'INPS. Quindi la domanda va fatta con il certificato medico che viene trasmesso prima da parte del medico di famiglia e poi c'è la fase successiva con la domanda vera e propria che viene trasmessa dal patronato, oppure ogni soggetto, se ha un PIN di accesso al sito dell'INPS, può mandare questo certificato. Ora, qual è l'importo dell'indennità di accompagnamento? L'importo è di 517 euro. Vorrei notare
questo fatto. Nel 2018 l'importo era di 516,35 euro. Ebbene, l'aumento per il 2019 è stato di 1 euro circa, 1,50 euro, ed è arrivato a 517,84. Io devo dire che l'importo spesso è insufficiente, perché in Italia il costo per avere una persona, ad esempio, in una casa di cura è molto più alto. Quindi se una persona necessita di una casa di riposo per anziani, posso ben dire che le 517,84 euro sono insufficienti. Se a queste 517,84 euro ci aggiungiamo la pensione di inabilità con il 100%, quindi arriviamo all'incirca sulle 800 euro. E io sfido qualsiasi famiglia a trovare una casa di riposo che con 800 euro garantisca un'assistenza H24. Quindi purtroppo questo è uno dei problemi dell'assistenza sociale in Italia, che le provvidenze economiche non riescono a garantire per certi soggetti che non possono stare in casa, ma necessitano appunto di recarsi presso una casa di cura, un esborso così alto. Ed ora con Giulio Curatella parliamo di credito e soprattutto del mutuo donazione. Ciao, sono Giulio Curatella, consulente creditizio specializzato nei mutui casa. Oggi ho deciso di parlarti di una particolare tipologia di mutui, ovvero quella legata agli immobili provenienti da una donazione. In presenza di una donazione non si può stare tranquilli ed i pericoli sono dietro l'angolo, perché la donazione potrebbe essere impugnata. Come sai, il modo più semplice e diffuso per trasferire la proprietà è attraverso una compravendita. Per quanto riguarda gli immobili, si tratta di un atto pubblico che va quindi sottoscritto davanti ad un notaio. Esiste anche un altro modo per trasferire la proprietà di un immobile, ovvero proprio attraverso la donazione, di cui oggi parliamo. La donazione più comune e diffusa è quella di un genitore o di entrambi i genitori che donano la propria casa al proprio figlio. Quando non vi è stata una compravendita per il trasferimento della proprietà, ma appunto un atto di donazione, molte banche decidono di non intervenire per la concessione di un mutuo. Questo, ad esempio, può avvenire se tuo padre ti ha donato un immobile e decidi di chiedere un mutuo per ristrutturarlo. Oppure se hai intenzione di acquistare un immobile e l'attuale proprietario lo ha ricevuto proprio per donazione. Per questo motivo devi sempre controllare la provenienza di un immobile prima di firmare un compromesso, dare una caparra o decidere di acquistarlo. A questo punto, siccome sei una persona sveglia, intelligente e curiosa di saperne di più, probabilmente in questo momento hai fame di informazioni e ti stai chiedendo come mai alcune banche si fanno tanti problemi in presenza di una donazione. Ebbene, i motivi per i quali alcuni istituti di credito decidono di non intervenire in caso di donazione sono molteplici e sono legati alla possibilità che la donazione venga impugnata. La donazione, infatti, può essere impugnata ed in alcuni casi addirittura annullata. Questo avviene, ad esempio, se con l'atto di donazione sono stati lesi i diritti di altre persone, ovvero se la donazione è stata simulata al solo scopo, ad esempio, di sfuggire ai creditori. Oppure può essere annullata anche in un altro caso, ancora più raro e estremo, ovvero quando la persona che ha ricevuto la donazione tenta addirittura di uccidere proprio colui che ha dimostrato nei suoi confronti tanto amore e tanta generosità. Le ipotesi più comuni sono quelle legate agli eredi che si sentono danneggiati dalla donazione, oppure quella di eventuali creditori che vogliono dimostrare che la donazione è stata fatta al solo scopo di non saltare quanto loro dovuto. Come vedi, si tratta di casi davvero rari ed estremi. Per questo motivo non tutte le banche chiudono i rubinetti in presenza di una donazione. Sicuramente alcuni istituti di credito, appena sentono parlare di donazione, scappano a gambe levate, ma non sempre è così. Se si tratta di una donazione tra familiari, in alcuni casi è possibile risolvere la questione chiedendo una sorta di firma liberatoria agli altri eredi che non hanno ricevuto la donazione, ovvero nell'atto gli eredi dovranno firmare che accettano quanto viene sottoscritto.
In altri casi la banca potrebbe chiederti di sottoscrivere una polizza assicurativa che tuteli l'istituto di credito in caso di annullamento o nullità della donazione. E ovviamente i costi di questa polizza saranno a carico del richiedente. La buona notizia è che oggi puoi superare questo ostacolo avvalendoti dell'aiuto di un consulente creditizio specializzato nei mutui casa. Il consulente creditizio specializzato nei mutui casa rappresenta infatti la figura professionale più qualificata in Italia per superare questo tipo di ostacoli. Oggi, se sai come fare e a chi rivolgerti, puoi ottenere un mutuo anche in presenza di una donazione, senza perdere tempo e senza rinunciare ai tuoi progetti. Un consulente creditizio è in grado di individuare velocemente la banca disponibile a finanziare il tuo progetto anche in presenza di donazione e grazie al suo potere contrattuale ti farà risparmiare tempo e denaro. Per questo motivo puoi smettere di cercare informazioni sui mutui in presenza di donazione e iniziare piuttosto a cercare informazioni su come scegliere il tuo broker, ovvero il tuo consulente creditizio specializzato nei mutui casa. Se cerchi maggiori informazioni su come scegliere il tuo consulente creditizio di fiducia e vuoi rimanere sempre aggiornato sulle ultime novità del settore, allora iscriviti subito al mio canale YouTube e corri sul blog www.mutuovincente.com. Non vedo l'ora di fornirti tutte le informazioni di cui in questo momento hai davvero bisogno per realizzare un progetto immobiliare risparmiando tempo e denaro. Ricorda, for your dream, all you need is credit. Leggi il blog, guardi il video, realizzi il progetto.